secondo appuntamento con la Mille Miglia 2017. Come sempre vi porteremo con noi all'interno della corsa più bella del mondo. Oggi, secondo giorno di gara, la tappa Padova-Roma, la città eterna. Siete pronti? Che non è malvagia come... Siamo a Padova. Inizia tra pochissimo la seconda tappa Padova-Roma. Arriveremo stasera. Sono appena le 6:30 del mattino e qui il fermento è già enorme. Le macchine si stanno preparando, partiremo tra pochissimo e vorremmo raccogliere le impressioni di alcuni equipaggi. Andiamo a cercarli. Buongiorno! Allora, come è andata ieri? Raccontaci un po' delle prime impressioni. Cosa ti è piaciuto di più della giornata di ieri? La tappa è stata molto impegnativa, molto bella. Sicuramente i paesaggi, i percorsi più belli sono quelli in cui non c'è traffico, in cui si passa in quei borghi e soprattutto il pubblico che ti sostiene sempre. Questo alla Mille Miglia è molto molto bello. E la cosa che ti è piaciuta di meno invece della giornata di ieri? Ma diciamo che non ce n'è stata, magari un po' il traffico, ecco che... Però veramente è stato molto molto bello. Oggi bel tappone, 650 km, oggi è tosta arrivare. È lunga. Noi vi facciamo in bocca al lupo e ci rivediamo a Roma. Crepi, grazie. Abbiamo fatto un incontro fortuito, siamo qui con Andrea Vesco. Posso dire che già siamo in testa alle classifiche, abbiamo già letto. Ma in realtà in testa nuova, che siamo appena dietro il primo classificato per ora, però insomma diciamo che la gara è lunga, c'è la possibilità di fare tutto quello che è nelle nostre capacità per migliorarci. Dobbiamo stare attenti anche a chi abbiamo dietro, perché insomma è tutta gente che va molto bene, quindi insomma la gara è lunga. Prima tappa è andata discretamente bene rispetto al solito, anche che noi tendenzialmente partiamo sempre male, quindi meglio del solito insomma, quindi adesso abbiamo una tappa abbastanza lunga perché arriveremo stasera tardi a Roma, tante prove, le prime prove di media, quindi insomma siamo concentrati e carichi, il tempo sembra reggere, perciò speriamo che regga tutti quattro. Ecco, infatti il tempo è stato clemente già ieri, dovrà esserlo anche oggi, speriamo, questo vi aiuterebbe tantissimo. Diciamo che aiuta non solo noi, ma aiuta l'organizzatore e aiuta soprattutto chi vuole godersi questo spettacolo, perché poi la Mille Miglia è questo insomma. Andrea, io ti faccio in bocca al lupo. Viva il lupo. Ci ritroveremo a Roma stasera e incrociamo le dita, assolutamente. Grazie.
bordo di una Jaguar XK 120 OTS, uno dei primi gioielli già iscritto al primo raduno internazionale Jaguar. Saremo in Toscana dal 22 al 24 di settembre 2017. Tra gli ospiti illustri, la presenza di uno dei vincitori della 24 ore di Le Mans, Jürgen Barth. Le iscrizioni sono già aperte, ma vi ricordo che sono a numero chiuso, quindi affrettatevi. Consultate il nostro sito www.jaguarclassicmeeting.com. Gli amici abbiamo incontrato naturalmente Mario Passanante. Allora raccontaci un po' come è andata ieri. Beh, ieri ho preso finalmente confidenza con questo bolide, molto difficile ma interessante. È una bella scommessa, mi sto divertendo comunque. Sai, non avevo mai avuto una vettura con sole tre marce e con pochissimi freni. Guardate, i freni proprio sono un optional. Forse nel 1927 in America non c'era bisogno di frenare quando si andava per le strade, però devo dire che tutto sommato è andata bene, ci stiamo difendendo un po'. Certo, potrebbe essere come performante regolaristica un po' più bella, però va bene così. Spero di migliorarmi in questi altri due giorni, ecco, questi altri tre giorni. La tappa di oggi è una tappa veramente lunga, quindi... È una tappa durissima, quindi anche oggi bisogna anche stare attenti con la condizione fisica, oltre che stare attenti alle vetture. Quindi secondo me stasera si vedrà qualcosa di concreto per quanto riguarda la classifica. Noi naturalmente ti diciamo in bocca al lupo, ci vedremo lungo il percorso, okay. E una buona giornata. Ok, grazie anche a voi. Daniele Spataro, ci rincontriamo dopo pochissimo. Dopo, sì. Sono appena finite le fatiche della Monte Pellegrino Historic e ci ritroviamo qui. Dici qualcosa, com'è andata ieri? Bene, intanto quanto è bello partecipare da concorrente e non da organizzatore, una cosa meravigliosa, fantastica. Comunque ieri è andata bene, tappa tiratissima, con il primo controllo orario stratirato, prove molto tirate, però molto impegnativa, divertente, per fortuna va tutto bene, quindi ci divertiamo tantissimo. E oggi cosa ci aspettiamo? Altro divertimento, il tempo sembra che tenga, la macchina va bene, io sui cronometri sono scarsissimo, però va bene uguale, ci divertiamo, è una cosa fantastica, siamo qua per divertirci. Anche questo fa parte del gioco, quindi la kermesse è anche questo, non bisogna necessariamente vincere in mille miglia. Ma assolutamente sì, io non faccio una gara di regolarità da un paio d'anni, per cui va benissimo così. E nel frattempo hai organizzato, sicché non si può avere tutto. E infatti, comunque dai, divertentissimo, è bello esserci, è una grande emozione come sempre, essere in mezzo a questi capolavori a quattro ruote e in mezzo a tanti amici è sempre una cosa spettacolare, fantastico. Volevamo chiedere un'impressione, come ha vissuto ieri il primo giorno, la prima tappa a mille miglia. Ieri abbiamo corso benissimo perché la macchina è stata stupenda, la condizione è bella. Quante volte ha partecipato alla mille miglia? 22 volte circa. Solo 22 volte? Solo 22. Abbiamo trovato un altro esperto, come possiamo notare le persone vengono da ogni parte del mondo a partecipare a questa gara. 22 volte. Allora per... Lui ha partecipato prima che comincia da mille miglia. L'ha creata praticamente. Allora in bocca al lupo, non so come si dice nella vostra lingua, in bocca al lupo e ci vedremo lungo il percorso. Arigato, grazie. Arigato. Ciao, buona giornata, grazie. È stata definita la Mille Miglia di Montagna. La Coppa d'Oro delle Dolomiti torna per celebrare il suo 70° anniversario.
La gara di velocità, svoltasi dal 1947 al 1956, è oggi uno dei grandi appuntamenti della regolarità classica. A calendario internazionale, ACI Sport. Cortina d'Ampezzo, 20-23 luglio 2017. Coppa d'oro delle Dolomiti.it. Gara. Molto bene, divertentissimo, percorso favoloso, la macchina va bene, tempo
bello. Non puoi chiedere di più. Ci assiste, dai. Buon viaggio. Grazie. Grazie. Buongiorno. Come va? Benissimo. La gara come sta andando? Vediamo. Positivi, Verocci? Positivi. Com'è l'autista? Dita bene? Perfetto. Perfetto, siamo... La prova speciale l'avete fatta sulle dita? Abbiamo fatto la prova speciale con i cronometri tutto a posto. Tutto a posto. Dovremmo essere andati bene. Li ha usati? Sì, 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 sì. Tutto bene. Buon viaggio. Grazie. Andiamo a controllare i tempi però dopo. Dopo li controlliamo. Come si fa, si gira male, si cammina male tra l'altro. Secondo ride storico Vicenza-Budapest-Vicenza. Dal 4 al 9 settembre 2017, intrepidi centauri su un percorso di 1800 km. Iscrivetevi subito, solo 50 saranno i caschi alla partenza. Paolo, ben trovato. Ben trovati. Media 2017. Meravigliosa, meravigliosa per diversi motivi. La prima è ovviamente il team zagato con Axel Marx e l'opportunità di farla su un Alfa Romeo Brianza tipo zagato, che insomma ritengo sia una buona espressione, no, della gara. Secondo, l'organizzazione che mi sembra puntuale anche in termini di timing, e il tempo che non guasta mai, perché l'anno scorso eravamo partiti veramente in condizioni critiche. La nostra scuderia Sports Zagato, che ricordo che è legata a Chopard, lo dico perché è uno sponsor che ci coccola e ci promuove in modo importante, ha dei requisiti. Il primo è quello di viaggiare sicuri, quindi di essere prudenti e sicuri. Il secondo è quello di aiutare il prossimo, perché è un po' una variabile che riguarda anche la famiglia Zagato ed Elio Zagato, quindi i gentleman driver degli anni 50. Quando si fermava una macchina ci si aiutava e non si scappava via. E terzo, ovviamente, il risultato è importante. Noi non siamo tra i top driver come i nostri Mozzi e Toncon oggi, che stanno facendo veramente i seri, ma insomma, perché no, ce la stiamo mettendo tutta nei limiti delle nostre capacità. Buongiorno Saskia, come sta andando la gara? Ma abbastanza bene, dai, per il momento non ci possiamo lamentare, abbiamo qualche problemino, ma tutto sempre da tenere sotto controllo. Carburatore, surriscaldamento motore, l'acqua, tenere sotto controllo l'acqua, però... Riuscite a tenere il ritmo con questa macchina? Sì, a fatica ce la facciamo. Voi siete delle veterane della, sì, famiglia, come equipaggio. Allora, veterana è una grossa parola, diciamo che ne abbiamo fatte insieme 4. Speriamo che vada bene anche questa volta. L'importante è arrivare a Brescia. Puntate a un risultato? Allora, l'importante è arrivare, la prima vittoria è arrivare a Brescia, poi tutto il resto viene di seguito. Se poi c'è la sorpresa, bene, se non c'è la sorpresa... È faticoso. Metà della seconda giornata di 1000 miglia, come sta andando? Ma in parte ci stiamo difendendo, fondamentalmente abbiamo fatto un inizio di tappa ottimo, poi abbiamo avuto un piccolo problemino con la vettura in una serie di prove che non ci ha consentito di fare benissimo. Ora cercheremo comunque di non mollare, perché la 1000 miglia, come si sa, è una gara lunga, molto lunga, quindi ancora siamo considerati soltanto quasi neanche un quarto, più di un quarto di gara, quindi fondamentalmente la classifica vede in testa Luca Patron, sta conducendo una gara meravigliosa, ovviamente seguito sempre al solito Andrea Vesco. Tutto il resto, bene o male, c'è sempre un alternarsi di posizioni come solito la 1000 miglia, quindi noi cercheremo di non deludere le aspettative del gruppo FCA, in particolare di questa splendida vettura che merita di risalire la posizione.
Che vettura è? Questa come si sta comportando? Allora, questa è un Alfa Romeo 6C 1750 Grasport 1930, una vettura che ovviamente fa parte della collezione del Museo di Arese, del gruppo FCA. È una vettura che comunque ha scritto pagine, libri di storia, perché comunque la celebre vettura che utilizzò Nuvolari con cui vinse nel 1930 la Mille Miglia, dove venne raccontato quel celebre sorpasso a fari spenti ai danni di Varzi. Questa vettura ovviamente ha partecipato più volte alla Mille Miglia come collezione del gruppo Fiat, e quindi diciamo, ho l'onore e il prestigio di poterla condurre in questa manifestazione. Come sta andando la gara fino adesso? Ma sta andando abbastanza bene, siamo concentrati, diciamo che siamo all'inseguimento di Luca Patron che sta facendo una bellissima gara, noi siamo leggermente dietro ma staccati di pochissimi punti, quindi siamo un terzo dalla gara e apertissima. E la macchina cos'è e come si sta comportando? La macchina è un Alfa 1750 GS del 31, si sta comportando da Dio, sta andando benissimo, noi ci stiamo difendendo, quindi l'equipaggio composto macchina e piloti diciamo si stanno difendendo bene. Com'è questa Mille Miglia rispetto a quelle degli anni passati? Ma diciamo che la Mille Miglia tendenzialmente ogni anno cerca sempre di migliorare, soprattutto adesso presa in mano anche dagli amici bresciani, c'è quella chicca in più di portare la brescianità a livello mondiale, quindi direi che è un'ottima organizzazione, tutti veramente molto bravi, organizzati bene, penso che di problemi non ce ne siano stati fino adesso. Stanchi? Ma no, diciamo di no, pensavo stamattina di essere un po' più diciamo addormentato, invece ci siamo alzati belli pimpanti, quindi arriveremo stasera a Roma un pochettino stanchi di sicuro. E il tuo compagno dov'è adesso? Il mio compagno sta riposando sulla macchina e sta telefonando alla signora, quindi adesso è impegnato lì sull'abitacolo. Perfetto, in bocca al lupo allora. Viva il lupo, grazie a voi. Non mandarle in onda queste però. What about the race? How is it going? It's fantastic going. It's unbelievable weather. Last year we had rain and now we are just having sun. And the country and the people and everything makes it very emotional and exciting. Especially the people along the road, they are so excited. What about the car? What car is this and how is it going? This is a Bentley 3 liter 1923. It's a speed tour, a very original. The body is original from the beginning. I bought it as original, and that's why it is accepted in the Miglia zone. I think it's the oldest car in this race. We are always in the front. Last year number one, and this year we are number three. I think it's correct. It's a 90 years Miglia. And the first car with the number one is OM, made in Brescia. And that car is born in 1927 as well, the same day, the same year as Mille Miglia was started. So it's 90 years ago. And I think it's right the Italian people should win and not the Dutch or the Germans or Swiss people. So are you tired? I'm tired. No, I'm not tired. You should ask Mark because he is hard working without surface support or servo support and on the steering wheel. But no, I'm not tired. I'm sitting beside and making pictures and enjoying the environment. And sometimes we do these time checks and I try to push the button on the right moment. The result would be nice, but it's most about fun. It's my first time in this Mille Miglia and it's incredible, it's just unbelievable. We are a member of a sponsor group. It's called Villa Trasca. It's a vineyard in Tuscany, and this sponsor group has the possibility to win overall. And car number one, two, and three are all in this sponsor group. Come sta andando la gara? Bene, bene. E ieri non siamo partiti forse come ci aspettavamo, ma oggi stiamo recuperando, ci stiamo divertendo e quindi bellissimo, bellissimo. Poi quest'anno c'è che non piove, forse credo sia uno dei pochissimi anni, una delle pochissime edizioni che non, senza acqua, quindi anche in sicurezza, quindi ancora di più, più bello insomma. Com'è quest'anno rispetto agli anni passati, a parte il meteo? Ma il fascino è immutato. L'emozione proprio che si riesce a provare, a passare ai paesi con i bambini, le scolaresche, la gente che ti applaude, è incredibile. Tutti gli anni si mantiene, anzi,
e ti emoziona sempre tanto, ti fa sempre venire la pelle d'oca, sempre molto bello, i paesaggi sempre belli, perché siamo in Italia, l'Italia è sempre fantastica, quindi davvero si riesce a gustare tutto. Come si sta comportando la macchina? Bene, ho avuto dei singhiozzini diciamo il giorno prima, ma con degli interventi mirati siamo riusciti a toglierli e quindi ancora di più. Tocchiamo ferro, come si suol dire, e speriamo continui così, però sta rispondendo bene, è un piacere guidarla, davvero siamo contenti. E il vostro obiettivo qual è, la classifica o il divertimento? Allora, non posso negare che la classifica per noi fa parte anche del divertimento, però voglio dire, vince solo uno, no? Quindi bisogna prenderla anche con lo spirito giusto. La competizione è tanta, ma il divertimento probabilmente è ancora di più, quindi va bene, insomma. Stanchi? Sì, sì. La Mille Miglia si consacra come la gara più dura e massacrante che ci possa essere, e lo si sa, però si arriva preparati, ma non si è mai preparati abbastanza. Adesso abbiamo pranzato, ci siamo rimessi in forza, ma bisogna arrivare a stasera. Quindi dai, speriamo bene. Perfetto, buona fortuna. Grazie, allora. Grazie. È una Lancia Astura, Giuffrida e Di Stefano è il nome dell'equipaggio. Lancia Astura, motore 8 cilindri con una V strettissima, non è un 8 cilindri in linea, sono 4 cilindri su una bancata, 4 su un'altra, ma la V strettissima. Digitech realizza strumenti professionali per la regolarità da sempre. Gli strumenti Digitech, per la loro precisione, completezza, affidabilità e semplicità, sono i compagni ideali per ogni equipaggio di regolarità. Bora S, Borino S e Ave S. La gestione del tuo scorrere del tempo, secondo Digitech. Il secondo giorno di Mille Miglia termina qui. La pausa estiva si avvicina. Gentleman Driver sarà regolarmente in onda ogni 15 giorni, il venerdì, alle 22.55, con le repliche delle puntate che hanno narrato la Mille Miglia. Ci rivedremo per una nuova puntata e con il racconto delle ultime tappe della Mille Miglia 2017 a partire dall'8 di settembre. Nella terra dei fondatori della mitica Mille Miglia, una grande gara di regolarità classica. Tra Brescia, il Lago di Garda e la Franciacorta. Coppa Franco Mazzotti 2017. Tra nuove passioni ed epiche storie di automobilismo. Regolarità, paesaggi, ospitalità ed una buona dose di sorrisi.
il Club Mille Miglia vi aspetta dal 21 al 22 ottobre 2017. coppafrancomazzotti.it